del dispositivo tutorio predisposto e la sua adeguatezza alla luce delle effettive esigenze e degli sviluppi investigativi. Rimane ovvio che all'occorrenza le misure di protezione vengono applicate anche a tutela dei familiari, dei rappresentanti delle istituzioni esposte a rischio diretto. Si tratta di un meccanismo, credo si possa dire, ben rodato, rimodulato negli anni attraverso interventi correttivi volti a incrementare l'efficienza e a ridurne i costi di esercizio. In attuazione di esse risultano attivi in questo momento 331 dispositivi tutori riguardanti, nell'82% dei casi, magistrati o loro familiari e per la restante parte appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate, consulenti del governo, docenti universitari e dirigenti della pubblica amministrazione. Grazie Presidente. Grazie, onorevole Fiano, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. Prego. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Sì, sono soddisfatto della risposta del Governo e ho ritenuto doveroso svolgere questa interrogazione, presentare questa interpellanza al Governo perché ovviamente in questo episodio, ormai di qualche mese or sono, colpisce il fatto che i parenti di un magistrato così unanimemente riconosciuto come altissimo esponente della lotta senza quartiere che lo Stato svolge contro le mafie, in questo caso contro l''ndrangheta, colpisce che l'episodio abbia riguardato un figlio del dottor Gratteri. Ovviamente non è l'unico magistrato impegnato in quella lotta ad avere familiari, quindi la risposta del governo ci soddisfa per il fatto che con dovizia di particolari il sottosegretario ci ha elencato i provvedimenti presi, quelli che verranno comunque continuamente posti all'oggetto di una verifica di corrispondenza alle necessità di salvaguardia del caso. E questa interrogazione, questa interpellanza ovviamente tendeva anche a sollevare l'attenzione per la quale non c'è necessità di farlo nei confronti del governo e delle forze dell'ordine, ma anche in un certo senso dell'opinione pubblica che magistrati integerrimi e straordinari rappresentanti dello Stato nella lotta contro la criminalità organizzata subiscono per questo loro ufficio, per questo loro compito. Il danno di una vita regolata da un sistema di tutela per loro e per i loro familiari che ne restringe il campo della libertà personale. Quindi, ovviamente, il nostro appello è perché lo Stato non lasci mai solo, mai soli questi straordinari rappresentanti delle nostre istituzioni e i loro familiari, che anch'essi subiscono il danno di una così encomiabile battaglia perdurante giorno dopo giorno contro la criminalità organizzata. La risposta ci soddisfa e speriamo non ci saranno ulteriori bisogni di interpellanze del genere. Grazie. La ringrazio, onorevole Fiano. Passiamo all'interrogazione 3-2138, onorevoli Naccarato e D'Arienzo, sulle iniziative in relazione ad incendi dolosi verificati sia a danno di aziende operanti in Veneto, nella provincia di Pordenone, nel settore della raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti. Sottosegretario Mansione, facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Con l'interrogazione all'ordine del giorno, gli onorevoli Naccarato e D'Arienzo richiamano l'attenzione su una serie di incendi che nel biennio 2014-2015 hanno colpito alcune aziende venete e friulane operanti prevalentemente nel settore della raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti, paventando che tali episodi costituiscono in realtà atti intimidatori e di condizionamento da parte di gruppi criminali interessati a